Ciao a tutti, oggi vedremo come preparare la pasta con le fave del mio orto. Vediamo subito gli ingredienti. Per preparare la pasta con le fave e la pancetta io utilizzerò le fave che ho raccolto stamattina nel mio orto, della pancetta, del cipollotto fresco, del finocchietto selvatico, del sale, del pecorino, ma se non vi piace potete utilizzare del parmigiano, della pasta. Io utilizzerò dei ditali o ditalini rigati, ma potete utilizzare quella che più vi piace, e dell'olio extravergine d'oliva. Iniziamo a pulire le fave. Vediamo come. Io vado a sbucciare le fave, ma vado ad eliminare anche la pellicina esterna, in questo modo, guardate. Potete anche farlo con un coltello, io mi trovo meglio con le dita. Ecco le fave appena sbucciate, adesso procediamo in questo modo. Andiamo a tritare la nostra cipolla fresca. Adesso lavo le fave e poi procediamo con la preparazione. Io metto in padella dell'olio extravergine di oliva, aggiungo la cipolla e faccio rosolare per qualche minuto. Aggiungo la pancetta. Il finocchietto selvatico, e le fave che ho appena lavato. A questo punto aggiungo un po' di acqua calda e lascio cuocere le fave con il coperchio. Cuociamo la pasta in abbondante acqua salata. La pasta adesso è pronta, la faccio saltare nelle fave. Le fave sono cotte, vedete? Sono morbidissime. Aggiungiamo il pecorino o il grana. La pasta adesso è pronta, vedete com'è cremosa. Buon appetito!